Angelo Cristina Corella, oggi in un convegno qui alla Biblioteca Lucchesiana organizzato dall'Associazione Oltre il Muro. Sì, è arrivato il momento in cui critici della letteratura, si sono riuniti per presentare il risultato dei loro studi su questo autore che certamente va conosciuto, approfondito e anche proposto come il modello di giovane, soprattutto a questa gioventù, se si considera che all'età di 17 anni ha pubblicato una rivista di letteratura, una rivista dove lui trattava temi di un certo interesse, una rivista in cui mirava a suscitare un certo dibattito in un momento particolare della storia italiana. Pippo Di Falco, partecipi a questa iniziativa come relatore, un convegno di studi di letteratura su Angelo Cristina Corella. Sì, su invito del dottore Di Natale partecipo a questo convegno con un intervento che si soffermerà soprattutto sugli anni giovanili di Cristina Corella, perché lui è stato precocissimo, ma è stato un poeta molto importante. E la cosa che va sottolineata è che si trattava di un poeta che ha operato quasi sempre in Sicilia, ma non esclusivamente, ma con un taglio non provinciale. Già giovanissimo, assieme ad altri giovanissimi, era collegato con correnti importanti della poesia italiana, come quella del versoliberismo, soprattutto con un autore di nome Lionello Fiumi, e comunque è stato appunto un autore molto importante. Io mi soffermerò soprattutto su questo periodo giovanile. Professor Agnello, lei è già relatore di questo convegno di studi dedicato ad Angelo Cristina Corella. Ecco, sinteticamente lei farà un suo intervento su quale materia? È la poesia che lui ha prodotto, il periodo a cui è legato, ecco, storicamente, è questo, vede. E dove avrebbe potuto approdare, voglio dire, ecco, questo lo dirò ora, dove poteva approdare anche. E non l'ha fatto. Professore, ecco, ci racchiude gentilmente il pensiero di Angelo Cristina Corella che lei ha ben tratteggiato durante questo convegno di studi di letteratura. Si tratta di una figura molto interessante, un intellettuale che io trovo moderno, anche se ha agito nei primi del Novecento. È autore di una poesia che ho voluto definire religiosa, non solo in senso confessionale, ma nel senso di apertura al dubbio, all'interrogazione. La meta è raggiungere Dio e si raggiunge Dio attraverso la parola che proviene dall'umanità, proviene dal basso, ma può pervenire a vette sicuramente impensabili. Avvocato Taibbi, una bella manifestazione, un convegno di studi di letteratura dove si è ricordato Angelo Cristina Corella, un suo ricordo? Sì, Angelo Cristina Corella era mio nonno, io lo ricordo, morì quando avevo 3 anni, lo ricordo attraverso gli occhi e le parole di mamma, e in particolare mamma ricordava questo grande amore che avevano con la nonna Ines, che fu foriero di tante belle cose, perché il nonno fondò la banca, ma la nonna fece tanta attività politica, si sono battuti tanto per il territorio e in particolare mettevano sempre davanti il bene comune. E hanno avuto anche 7 figli, la nonna era preside, il nonno fu anche giudice onorario. Quindi quando due persone si incontrano e scoppia l'amore, il vero amore, poi questo è foriero di tante cose, come dicono le sacre scritture, lo vedremo dai frutti, e i frutti sono stati bellissimi. Lei è la figlia di Angelo Cristina Corella, ecco, ha assistito a questo interessante convegno dove ha articolato il pensiero critico e letterario di suo padre. E un suo ricordo, una sua considerazione. Parlare di papà non è facile perché mi emoziono tantissimo. Posso dire solamente che papà mi diceva, tu sarai il bastone della mia vecchiaia. Io ho conosciuto papà, è stato però fino a 11 anni, perché poi papà è morto. Nel 1967 io avevo appena 11 anni. Ricordo gli occhi azzurri di papà meravigliosi, con uno sguardo, diceva tutto lo sguardo. Ecco, mi emoziono, però
scoprire che papà ancora oggi, si parla ancora oggi di papà, è semplicemente meraviglioso. La storia continua, i ragazzi, mi fa piacere che sappiano chi è Cristina Curella, Angelo Cristina Curella. Sono stata un'insegnante per ben 44 anni e ho sempre parlato di mia madre, di mio padre, ai miei alunni. La Curella è una famiglia storica, insomma, diciamo, per quello che ha fatto. Sì, sì, senza dubbio, tutte e due. Mi hanno lasciato un'eredità meravigliosa. A noi figli hanno lasciato un'eredità splendida. Raccontare anche ai nostri figli ciò che sono stati mamma e papà nella vita di Licata, nella città di Licata, è quanto dire. E non solo, ma anche in Sicilia. Ma anche in Sicilia, sì, soprattutto. Mamma è stata deputata, è stata sindaco, papà ha fondato la Banca Popolare Sant'Angelo.